Ma ciao! Allora, molti fanno questo video senza che giochiamo a che cacchio ci sarà oggi, di che parlerà oggi, c'è il titolo e non frega il cazzo a nessuno. Comunque, in molti usano questo video come video di Halloween. In effetti dell'horror c'è, macabro, pesante, ma è troppo stupida come cosa, troppo. Andiamo. Comunque, signore e signori, buongiorno, buonasera, quello che è, insomma. Che saluto bello proprio. Comunque, stavamo dicendo, il sinodo del cadavere. E che cazzo è? Allora, partiamo col dire che siamo nel Medioevo, 800-900, è un casino totale. Allora, è morto Carlo Magno e tutti quanti si contendono il titolo. L'unzione, che praticamente è quello, di imperatore del Sacro Romano Impero. Però le fazioni maggiori a Roma erano due, francesi e tedeschi. E l'unzione da imperatore del Sacro Romano Impero la deve dare il Papa, ma Roma non è molto stabile, il Papa non c'era un concilio, non c'era ancora il concilio, siamo nell'800, non 1800, 800 solo. Non c'era il concilio per eleggere il Papa, veniva eletto a elezione praticamente. Quindi i maggiori influenti di Roma facevano carte false per mettere il proprio Papa. Era un periodo in cui essere Papa era la più grande sfiga che ti potesse mai capitare, perché campavano un anno, un mese, accoltellati, uccisi, destituiti, un gran casino insomma. E in tutto questo casino si infiltra, fa parte di tutto questo casino, Guido di Spoleto. Guido di Spoleto, appoggiato dai francesi, si fa nominare imperatore d'Italia, si prende la corona italiana in pratica, poi va dal Papa Stefano V e si fa ungere imperatore del Sacro Romano Impero. Guido di Spoleto muore e in teoria ci dovrebbe andare il figlio al trono, invece no. No, perché il Papa è cambiato, il Papa non è più Stefano V che aveva unto, e quindi a questo punto della nostra storia, morto Stefano V, assassinato, come era normale all'epoca dei papi, entra in gioco Formoso. Chi è Formoso? Formoso Papa. Papa Formoso. Formoso non era della fazione francese di Guido di Spoleto, ma era della fazione tedesca. Quindi, che succede? Succede che alla morte di Guido di Spoleto, in teoria il figlio doveva succedergli come imperatore del Sacro Romano Impero. Non fu così perché Formoso, il nuovo papa, era filo tedesco. Quindi cosa fa il figlio di Guido? Il figlio di Guido parte da Spoleto e va a saccagnare il papa Formoso. Però pure Formoso ha un amico, Arnolfo di Carinzia, il tedesco. Praticamente. Quindi Arnolfo di Carinzia scende, saccagna di mazziate il figlio di Guido, va davanti a Papa Formoso, si fa ungere imperatore del Sacro Romano Impero e su due, e vuole andare a Spoleto a finire di dare una saccagnata, però non fa in tempo, un infarto lo coglie mentre sta andando a Spoleto. Così le sue truppe prendono e se ne vanno. E quindi Lamberto, il figlio di Guido di Spoleto, riesce da Spoleto e vuole andare a saccagnare Formoso. Ma Formoso è morto, pure lui. Ma cadono come la pollina questi, non c'è nulla che mi stia in piedi. Quindi Lamberto torna indietro e viene eletto Papa Stefano VI. Stefano VI è alleato degli spoletani, però a un certo punto, a gennaio dell'896, gli salta la brocca. Formoso, il papa prima, era morto da 9 mesi. Però lui, di pura ignoranza papale, dice: tu non puoi sottrarti alle tue colpe morendo. Quindi cosa fa? Lo prende, lo esuma, lo veste di abiti papali e lo processa. Che può sembrare una cosa horror, ma è stupida. Formoso, morto da 9 mesi, a gennaio dell'896, viene preso da sotto la terra da dove stava, in piena decomposizione, morto da 9 mesi, preso,
vestito di abiti papali, legato a una, portato qui, legato a una sedia e processato. E con un diacono come difesa, e lo stesso Stefano VI come accusa, che il processo va, fa, può essere stupido quanto vuoi, ma va fatto bene, per carità. Ma le accuse quali erano? Sacrilegio e usurpazione, che è una cosa più falsa dei CD di Gigi D'Alessio che vendono sulle bancarelle. Senza che ve lo dico come va a finire, Formoso, che ricordiamo era cadavere, morto, viene ritenuto colpevole, spogliato delle vesti papali, gli vengono tagliate le tre dita con cui ha fatto la benedizione, riportato tutto allo stato originale prima di Formoso, i vescovi diaconi che lui aveva imbastito, creato, vennero annullati, gli furono messe delle vesti da povero, da contadino, trascinato per Roma, gettato nel Tevere. Lo trova vicino Ostia un monaco tre giorni dopo sulle rive del Tevere, che lo prende e lo mette da parte. E al nostro bel processo a cadaveri, Stefano VI, che succede? Io ve l'ho detto che i papi erano praticamente eletti. Stefano VI viene usurpato dal trono, gli vengono tolti tutti i titoli e imprigionato nelle segrete a Castel Sant'Angelo, dove morirà o avvelenato o accoltellato o strangolato, le versioni cambiano, perché domani tutto sto casino del sinodo del cadavere, che poi per come è passata la storia si chiama così, sinodo del cadavere, non è andata giù, ci sono ribellati e Stefano VI è finito malissimo. E comunque vale sempre la pena ricordare che per annullare tutto quello che aveva fatto Stefano VI ci sono voluti 30 anni, che ripeto, in molti la reputano horror come cosa, ma per me è stupida, stupida, ma è quanto i francesi. I francesi hanno processato una scrofa, un maiale, per stregoneria. E quindi cosa c'entra questo con la Basilica di San Giovanni Laterano? Perché tutto quanto si è svolto nella sala del concilio, lì, nel Palazzo del Laterano, e non è visitabile. Però è visitabile la Basilica del Laterano, che è bella, molto bella, la consiglio. E non c'è niente da fare. I papi hanno un buon gusto. Un po' pacchiano. Su un pochettino, però hanno buon gusto. Niente da dire. Ed eccolo qua. Per il trono papale del Papa, o come segnato in terra. Questo è il chiostro. Ci paga per entrarci, però bello. C'è una pace, una tranquillità. Proprio meditazione totale. E quindi questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima settimana e ciao!